Ebbene, ci andiamo a fare questa sera un piatto della cucina povera. Io lo chiamo alla Boultrini, questa modalità, non perché l'abbia inventato io, ma perché mio padre era solito farmelo molto di frequente, come per la ricetta dell'altra volta che ho chiamato sempre alla Boultrini. Diciamo, questo qui è un piatto che comunque è italiano, soltanto che ci stiamo dimenticando che esiste perché, come tutta la cucina povera, è difficile trovarla in giro, è difficile che si faccia in casa, anche se poi quella che paghiamo, che compriamo ai ristoranti, è comunque cucina povera, se non più povera in certi casi di quella che veramente era povera. Basta pensare che un contorno di patate al ristorante te lo fanno pagare sui 4 euro e non di meno, insomma. Allora, questa schiacciata di patate, che probabilmente ha origini dell'Italia, dell'Appennino centrale italiano, insomma, Marche, Umbria, non lo so, ma ha dato gli ingredienti. E la facciamo questa sera in due modi: una versione con la cipolla e una senza la cipolla, così vi faccio vedere, così vedete quella che vi piace di più e ve la rifate e vedrete che vengono in due modi diversi. Prima cosa, schiacciamo le Dunque, queste qui patate. sono patate lesse E una volta lessate si possono schiacciare non facilmente. Si vanno a mente. lessare le verdure come la cicoria, come la bieta, quello che volete, per andarsela a ripassare. No, si bollono soltanto per mangiarle bollite, è quello lo scopo. Poi, se avanzano, il giorno dopo si possono ripassare. Ecco, questo è uno dei modi per ripassare, ad esempio, le patate. Le patate sono buone sempre e comunque. Questo è uno dei tanti modi che secondo me è uno dei più buoni, ma ce ne sono mille che sono buoni di modi per le patate. Oggi ve ne faccio vedere uno. E naturalmente, io dicevo piatto povero, se vogliamo fare un po' di storia. Piatto povero, ma in realtà è povero non da sempre, perché diciamo la storia della patata la conosciamo. La patata è entrata in Europa nel 500, insomma, dopo la scoperta dell'America, e all'inizio non veniva apprezzata neanche negli ambienti poveri perché non sapevano cosa farne. Quindi Quando arrivò in Italia la patata, non venne apprezzata neanche dai contadini, non venne con le coltivata. carestie del 700, insomma. E furono proprio i governi a incentivare, a invogliare questi contadini a coltivare la patata perché all'inizio doveva servire da farina al posto degli altri cereali, insomma, con cui si faceva il pane. Infatti. Se pensiamo a un dipinto come, che ne so, i mangiatori di patate di Van Gogh, che lo conosciamo tutti, è quello di fine 800. Questo ti fa capire che a fine 800 la patata già faceva parte delle classi povere, dei contadini. Era l'alimento loro, ma prima non era così, erano altri i cereali, i legumi, eccetera. Ecco, adesso che l'abbiamo schiacciata, vi faccio vedere due procedimenti. Intanto mi vado a tagliare la cipolla e per abbreviare, visto che ho parlato tanto, me la taglio e poi ci rivediamo dopo che l'ho Allora, qui tagliata. semplicemente con due padelle, su una ci ho messo la cipolla tritata. Io ce ne ho messa una, ma ce ne potete mettere due, anche tre se volete esagerare. Questo indipendentemente dalla quantità di patate, perché la cipolla fa comunque bene, è comunque un alimento povero anche questo, anzi potete fare benissimo cipolla e patate. Quindi io questa qui la uso più piccola perché a me piace di più con la cipolla, quindi qui ne faccio un po' di meno giusto per far vedere le due modalità. Mettiamo un goccettino d'olio, è proprio una punta, ma giusto per non far attaccare le patate, eh. Quindi qui soffriggono le cipolle e su quest'altro invece io ci faccio soffriggere il peperoncino. E a questo qui ci metto subito le patate, quest'altro aspetto che le cipolle siano pronte, mentre a questo qui ce le metto subito le patate. Ecco, basta, quest'altro le uso per quest'altro. E schiacciamole. Aggiungiamoci il sale anche. E rischiacciamo e rigiriamo. E aggiungiamo le patate a questa cipolla. Giriamo e mischiamo tutto con la cipolla. Impastiamo proprio, deve essere patata e cipolla mischiato, non come base la cipolla e sopra le patate. Tutto mischiato deve essere. Saniamo anche questo. Adesso con questo qui facciamo un procedimento come se fosse una frittata. E voilà!
Mentre invece questo qui che ha la cipolla, quindi rimane un po' più umido, lo lasceremo più acquoso e più pappa, quindi meno pizza rispetto a questo. E ci siamo, io spengo entrambi i fornelli. Sta a voi decidere, provateli tutti e due, secondo voi qual è più buono. Io vi saluto adesso perché mangio, non posso fare altrimenti perché le patate sono buone in tutti i modi, ma hanno soltanto un difetto, che non possono essere mangiate fredde né scaldate, quindi cucina povera, piatto povero, io ceno così stasera. Alla prossima e buon appetito a me, perché voi ancora dovete cucinare.